Buonasera, ben ritrovati come tutti i lunedì con Dilettanti per Dire, puntata ricca e con tanti gol dalla Serie D fino alla promozione. Vedremo anche il gol di Vagge che, come Roberto Cominoli ci ha detto e abbiamo scritto sul sito oggi, non è nuovo queste prodezze perché ha già segnato un gol lo scorso anno nel pareggio a Tortora, quindi portiere goleador quello del Gozzano. Nei nostri studi, insieme a noi, il presidente del Piedimonera, Beniamino Tomola. Ciao Beniamino. Ciao Beniamino, buonasera a tutti. Insieme a lui, insomma, è sempre uno spettacolo, Marco Mellano. Ciao Marco, con la tuta d'ordinanza. Ciao Ma. Buonasera a tutti. Allora, con voi, prima di capire se poi abbiamo già subito Guido Ferraro per parlare di Novara, però volevo affrontare un tema di cui abbiamo dibattuto prima di entrare in trasmissione, soprattutto con te Marco, no? Quanto siete preoccupati, entrambi da imprenditori e da presidente, allenatore nel mondo del calcio, di quello che ci aspetta di qui a poco, anziché. Di fatto è già cominciato, no? Caro bollette, quindi anche il discorso di allenamenti, se bisogna magari fare un allenamento in meno alla settimana, quali soluzioni si possono adottare? Marco e poi il presidente. Ma quali soluzioni si possono adottare non è così facile dirlo, nel senso che purtroppo saltare un allenamento è una soluzione, mandare i giocatori a casa a fare la doccia come quando c'era il Covid, ma le luci comunque stanno accese, ma più che altro ai settori giovanili che comunque vanno a scuola fino alle 4, 4 e mezza, dunque tra un po' l'attività sarà comunque al buio, dunque le Bisogna luci accendere andranno le luci, per accese. forza. Però credo che se arrivano bollette triplicate o quadruplicate, credo che tantissime società faranno fatica a pagare, andranno in difficoltà. E poi ci sono società fortunate che magari il comune si accolla a quelle spese, poche, pochi comuni, però questo sarà un problema che tra dicembre e gennaio sarà duro da superare, secondo me, per le società. Beniamino? È un problema grosso, io già mi sono già sentito anche con altri colleghi perché è un problema che riguarda tutti, non solamente qualche zona, ed è un problema da non sottovalutare perché se non abbiamo un aiuto da parte della federazione, dallo Stato, da qualche ente. Perché ripeto, i pochi fortunati che pagano le utenze, i comuni, beati loro, però non so quanti possono farlo, anche sento i comuni che sono in difficoltà perché vogliono chiudere le palestre, vogliono ridurre gli orari delle piscine e tutto. Però certamente andiamo a fronte a un inverno che è uno dei più difficili che secondo me potremmo incontrare. Noi, come tante altre società, abbiamo anche due campi da gestire, due strutture che comunque, e fortunatamente abbiamo del solare per quanto riguarda le docce perlomeno. Però questo non affievolisce sicuramente il problema perché andando l'inverno sole meno, soprattutto nelle nostre zone, e quindi quello possiamo sfruttarlo poco. Un grosso problema. Non so come ne verremo fuori, io sono con l'ansia di aspettare le bollette da qui in avanti perché ovviamente ad agosto e settembre non è che abbiamo un consumo, abbiamo Elevato. relativamente basso. Certo, adesso andare avanti dove le luci sono accese da quando inizi e quando finisci, i riscaldamenti è tutto un grosso problema. Complicato, perché abbiamo anche Guido Ferraro al telefono, no? Con cui. Sì, stavo ascoltando quello che diceva Beniamino Tomola. Io la soluzione, se facessi il presidente di una società di calcio, la trovo immediatamente. Volete che ve la dico? Vai. Sì, dai. Allora, invece di fare tre allenamenti serali nel campionato di eccellenza di promozione, ne faccio due. In prima categoria ne faccio uno, li faccio a livello intenso. Nel senso, a velocità massima, invece di fare 2 ore, faccio un'ora e mezza. E ho già risparmiato dell'elettricità. Dopodiché chiamo i giocatori e gli allenatori, se fossi il presidente io gli dico, se venivate 3 volte per fare l'allenamento, c'è un ritorno d'immagine forte, può essere? Sì, ritorno, non di immagine, ritorno dell'audio. Adesso vediamo Di se audio, posso di sentire. audio, sì. Allora, mi sentite Sì, adesso? sentiamo, ti sentiamo perfettamente, Guido.
Allora, dopodiché dico ai giocatori, al momento in cui io ho venuto a fare il contratto con il signor Daniele Piove, l'allenatore della mia squadra, gli davo 1.000 euro, adesso fai solo 3 allenamenti, anziché 3 allenamenti male ne fai 2, siccome ci sono da pagare le bollette, ti do 500 euro. L'alternativa sai qual è? Che al mercato di dicembre io vi svincolo tutti e non gioco più e ritiro la squadra. Vi sta bene o non vi sta bene? Io ti dico che in Lombardia qualche presidente me l'ha già detto, farà questo tipo di ragionamento, perché se c'è un problema nazionale, mondiale, di ridurre i costi, anche chi prende, certo, al ragazzino del 2003 che gli do 70 euro, 100 euro, 80 euro, quello non gli tocco niente, perché è un ragazzino che prende già così poco, ma i top della squadra devono capire che se non vogliamo far saltare il sistema, devono cominciare a rinunciare ai quattrini. Perché tu intanto invece di fare allenamenti ne fai 2, invece di fare 2 ne fai 1 e ti devo dare meno, perché quando io ho venuto a trattare con te il contratto non c'erano le problematiche che si sono presentate 4 mesi dopo. Non ti sta bene, io il 2 dicembre ti svincolo e rimarrò con i giocatori che accetteranno queste condizioni. Guido, perché in una situazione emergenziale mondiale l'unica, oppure se c'è un presidente che paperone dei paperoni può anche raddoppiargli lo stipendio, però è un problema suo di questo presidente. Ho reso l'idea? Certo, sentiamo Marco e poi Beniamino. Va bene, paga sempre il sistema e va bene, però le società che hanno 400 ragazzi del settore giovanile cosa fanno? Non li fanno più allenare? Te lo spiego anche qui, Marco, invece di fare 3 allenamenti ne faremo solamente 2, se non bastano 2 ne faremo solamente 1, ma sarà meglio poco che chiudere definitivamente tutto, perché l'alternativa se no si chiuderà tutto. Ma io non sarei così drastico, perché facciamo presto dire chiudiamo tutto, ma non è così semplice, e questa è una reazione dovuta anche al momento. Però no, come si sono trovate? Beniamino, di chiudere tutto, Beniamino, sì. Non dico di chiudere tutto, dico che tutti devono fare una piccola rinuncia. Ma questo può essere logico, ripeto, a priori non possiamo dire che un giocatore non accetti, perché è un problema che è venuto fuori. Se adesso è un giocatore intelligente, accetta. Questa potrebbe essere una soluzione, ma una soluzione relativa, perché gli impianti comunque un minimo di accensione devi sempre comunque averli, capito? Qui il problema è questo, semplice, come c'è stato nell'era Covid. Non dobbiamo essere lasciate sole le società, dobbiamo avere degli aiuti, come ci sono, che ha messo in programma degli aiuti per le aziende o per anche il privato, che non si sono ancora visti, però io mi auguro che questi possano alleviare. Ascolta Beniamino, io aiuto, ma se un giocatore per giocare in eccellenza prende 2.000 euro al mese, io non penso che quella società lì deve chiedere aiuti allo Stato. Parliamoci chiaro, se una società dà 2.000 euro al mese a un giocatore nei dilettanti o 1.500, non può pretendere che poi lo Stato l'aiuti, deve cominciare lei ad abbassare i rimborsi spese ai giocatori. Non scherziamo. Tu stai parlando con uno che di rimborsi spese del genere non se li sogna e se li scorda proprio completamente. Quindi sai, mi conosci, ma e sai che io non sono. Il mio riferimento non era Beniamino Tomola. Il mio riferimento era generale. Io certo, dico certo. Che in una situazione di difficoltà tutti i giocatori che sono quelli che solitamente non rinunciano mai a nulla devono capire che è un momento dove bisogna tutti rinunciare a qualcosa. Ma è giusto così, però ti ripeto, è giusto il ragionamento che fai, dici ti alleni 3 volte a settimana, cioè ti alleni 16 volte al mese, vieni, fai presenza 16 volte al mese oppure ne fai 12, ovvio che deve cambiare qualcosa, ovvio, noi stiamo parlando di rimborsi spese, il Pini Mulera riconosce dei rimborsi spese ai giocatori, divisi per i giorni d'allenamento che facciamo in un mese. È naturale che è una proposta che si può fare, però non deve essere isolata, deve essere un qualcosa di contestualizzata anche con gli aiuti, certo. Con tutti, perché sennò ti rimani sempre, cioè io chiudo baracca, l'altro chiude, però alla fin fine noi non dobbiamo evitare di chiudere baracca, perché sarebbe troppo di fronte a difficoltà, e ne ho sempre avute tante, però non ho mai mollato, non mi piace dire io chiudo baracca. Non l'ho fatto col Covid, non ho intenzione di farlo adesso. Certo, se vuole delle soluzioni, questa potrebbe essere una, sicuramente. Allora, io non ho detto, mi spiego meglio, io non ho detto di chiudere baracca. Io ho detto che una possibilità, e so che alcune società hanno già fatto dei passi,
anche nel Veneto, anche in Lombardia, dicendo aspettiamo le prime bollette, cari ragazzi, ma se io prima pagavo 2.000 euro di luce e adesso ne pago 7.000, l'alternativa è o io, Presidente, ho la forza comunque di andare avanti a queste condizioni o devo trovare una soluzione. La soluzione va trovata tutti assieme, nessuno parla di chiudere gli impianti, assolutamente, il calcio andrà avanti, però posso anche dire andiamo a mangiare prima della partita la domenica, è un'altra situazione che si può evitare. Andare le trasferte vicine col pullman è un'altra situazione, sì, che si può evitare. Sì, quello è spendere review che ogni società farà, Guido, quello... Però chiaramente, come dice Beniamino, un conto è risparmiare i 2 euro i 500 euro del pullman, un conto sono le bollette che diceva Marco prima, che sono diventate 4 volte più... Beh, ma non si tornerà mai indietro, no, certo, da questa si tornerà situazione. Mai indietro. Bisogna adeguarsi, certo. Guido, calcio giocato e poi ti lasciamo perché so che sei di fretta. Novara prima sconfitta, Serie D invece Gozzano e Stresa che sono in un buon momento, il Borgosese è in difficoltà. Sì, Borgosese ha fatto la quinta sconfitta consecutiva, 17 gol subiti, una delle difese più battute d'Italia, sono brutti numeri e quindi situazione che va monitorata, non è assolutamente a rischio l'allenatore, è saltato l'allenatore del Dertona, l'ufficialità arriverà domani mattina, esonerato Fabio Fossati, arriva Marcello Chezzi che è stato già con questa proprietà, col presidente Cavaliere e col direttore sportivo Roberto Canepa al Savona e al Carpi in Serie B. Lo scorso anno è subentrato nei bolognesi del Progresso negli ultimi 2 mesi, è stato per moltissimi anni l'allenatore del miracolo Virtus Castelfranco Emilia, che per anni una piccola realtà ha fatto la Serie D. Ci sono altre 2-3 situazioni che stiamo monitorando di panchine a rischio. Per quanto riguarda il campionato comandano le Liguri e al quarto posto il Gozzano, pensate che senza quel quarto d'ora, estrapolando quel quarto d'ora col Pinerolo, dove il Gozzano ha preso 3 gol, oggi la squadra di Schettino e della presidentessa Marilena Fornara sarebbe prima in classifica. Mettiamo anche del presidente Leonardi, perché dopo altrimenti si arrabbia, e dei direttori Lesine 19. Io credo che in mezzo a tutto questo calcio, che ha sicuramente delle problematiche, la realtà del Gozzano da anni ai vertici, mai come in questo momento, merita di essere evidenziata e sottolineata. Sul fondo lo Stresa ha fatto un buon punto a Fossano, perché quando affronti una squadra, l'unica a non aver ancora vinto in questo campionato, il pericolo della legge dei grandi numeri è dietro l'angolo. Per quanto invece si guarda la Serie C, mi piace evidenziare come la Provercelli sia tornata alla vittoria con un gol di Arreghini dopo un quarto d'ora. Scusate, sul campo della Feralpi Salò, che ha perso 2 partite, le ha perse tutte e 2 in casa, e che la prima vittoria è stata fatta sul Padova 1-0 con un gol di Gianmario Comi, due dei tanti giocatori, non solo della Provercelli, che in questa categoria possono fare la differenza, in un campionato dove il Vicenza ha faticato a strappare un punto in casa, gol di Ferrari nei minuti finali a una propata incerottata fuori di 7 con 7 giocatori assenti, e soprattutto la grande vittoria della Pergolettiese sul Padova in una Serie C che non ha padroni, e proprio perché non ha padroni il Novara è autorizzato, io ho visto la partita ieri a Zanica, è autorizzato a sperare, a credere di poter lottare fino alla fine per quel sogno che si chiama Serie B, perché al di là della sconfitta il Novara ha avuto delle occasioni e i gol sono state delle ingenuità della retroguardia novarese, e quindi domenica arriva il Lecco di Luciano Foschi, un altro ex che da quando è subentrato sulla panchina dei blu celesti Lariani, in 3 partite, 2 in casa, ha fatto 7 punti, quindi una partita molto tesa, molto sentita, e che il Novara, sono convinto, avrà la forza di riprendere a vincere. Grazie Guido. A voi, alla prossima. Ciao Guido. Buona serata. Ciao. Non le paga le bollette a casa Guido, perché c'è giù la voce, quindi sicuramente lui ha già iniziato a fare la spending review. Prima di poi parlare del Gozzano con le immagini con Fabrizio Leonardi, no? Beniamino e poi Marco un flash, anche poi ne parleremo ovviamente dopo. Ti aspettavi, Beniamino, questo inizio di campionato dopo quella che è stata una rivoluzione, no? Piedimolera, tanti nuovi giocatori, un tecnico nuovo. Si era arrabbiato la scorsa settimana, c'è stata la reazione però ieri, no? Dopo la partita. Ma è una situazione dove sapevamo dei rischi che si corrono quando c'è un grosso cambiamento e quando c'è un ringiovanimento così radicale.
Noi giochiamo con la media di 4-5-2004 tutte le domeniche. Logico che paghi tante volte l'inesperienza, tante volte ti fanno la partita fatta come si deve, un tempo ricco di ingenuità, un secondo tempo dove meriti di pareggiare o magari qualcosa in più, e in questo momento è così. Dobbiamo cercare di far quadrato con questi ragazzi qua e andare avanti. L'obiettivo che ci siamo prefissi questa estate è questo, perché insomma noi diamo per scontato che siamo in un luogo difficile da raggiungere logisticamente dai giocatori. Se vai a trovare giocatori fuori zona devono farsi 50-100 km tutti per venire in Piedimulera. Non abbiamo, qualcuno ce l'abbiamo, però non abbiamo la forza per gestire una rosa del genere. Quindi ci dobbiamo fidare dei ragazzi del posto, giovani, anche bravi, però dobbiamo dargli il tempo di maturare. Certamente che il tempo, la situazione classifica e il punteggio non è che ti giustifica sempre il tempo, aspetta, aspetta, c'è da farlo in fretta, e mi auguro che insomma maturiamo la svelta, perché ci abbiamo bisogno. Non possiamo noi cercare di, con questa politica qua, poi di naufragare, perché sarebbe assurdo e non ci sto assolutamente. Stiamo vedendo un po' come andiamo, poi vedremo. Marco, ieri hai giocato Oleggio 2-1, una buona partita ma 0 punti. Nel calcio contano i punti, dunque. No, sempre. Certo, noi siamo, come dire, se vuoi la verità, io mi aspettavo una partenza migliore della mia squadra, ma l'anno scorso avevamo meno punti di quelli che abbiamo oggi. Detto questo, abbiamo un po' di cose da registrare. Ieri abbiamo fatto la nostra gara, e l'hanno vinta loro, poteva finire pari. Poteva... Chiedo a tutte e due il livello, poi chiamiamo Fabrizio Leonardi, dico già la regia di chiamarlo. Che livello avete trovato di questo campionato in eccellenza e promozione rispetto al passato? No? Poi qualcuno si arrabbia, io dico che per esempio la Serie D, secondo me, ha fatto, rispetto a qualche anno fa, 3 passi indietro, mia sensazione personale. Io ti dico che riducendo le squadre a 16, questo campionato mi sembra molto equilibrato e abbastanza competitivo. Dunque non ti vado a dire è superiore a quello dell'anno scorso o non lo è. È un campionato che è bello da giocare, è competitivo, e dunque ti dico che per me è competitivo. Beniamino? Ma io ti dico, rispetto all'anno scorso non ho notato fino adesso delle grosse differenze. È pur vero che nel nostro girone, sappiamo tutti benissimo, ci sono 3-4 società, 5, che hanno una potenzialità nettamente superiore a tutti quanti le altre. Non le abbiamo ancora incrociate. Quelle squadre che abbiamo trovato noi sono poco tanto sul nostro stesso livello, quindi insomma non posso dire in questo momento che c'è un abbassamento, un alzamento della qualità. È presto per giudicarlo, bisogna andare avanti e vedere un attimino, perché dobbiamo inquadrarci ancora. Ricordiamoci bene che arriviamo tutti da 2 anni travagliati, dove come noi, che ha avuto il coraggio di rinvoluzionare tutto, paga. Chi ha riuscito a mantenere delle situazioni di organico riesce ad andare avanti, quindi però è ancora presto secondo me per inquadrare un attimino questa situazione qua. Ecco, non so se sia ancora presto o no, si possono già dare dei primi giudizi in Serie D, come ha detto prima Guido. Fabrizio Leonardi, presidente del Gozzano, abbiamo al telefono e vediamo anche le immagini relative alla vittoria di ieri sul campo del Pondonnaz. Fabrizio, avete trovato il bomber, no? Vagge, non so, è già un miracolo che... Il nostro capocannoniere, adesso al di là delle battute... Però 2 gol in 4 mesi... Esatto, è un ottimo portiere che più anche questi colpi, quindi più di così. Più di così, 6 punti in 2 giornate dopo il KO di Tortona, 4º posto in classifica, a meno 3 dalla prima, iniziate a sognare? Ma è meglio non sognare e rimanere bene con gli occhi aperti, anche perché il nostro campionato non è votato sicuramente alla ricerca di una promozione, bensì a una promozione di giovani, e sperando con questa scelta di poter divertire anche i nostri tifosi. Mentre tu stai parlando, Fabrizio, stiamo rivedendo il gol di Vagge. Allora chiedo,
Allora, vento, diciamo che sono un po' aiutato da Dio Eolo, Marco e Beniamino. Allora, intanto, no? Intanto ho sentito voci in studio, per cui mi permetto di salutare gli amici, il presidente Tomola e mister Mellano. Mi stavi dicendo del gol, sì, è un gol, punto. Fabri, io ti dico, faccio i complimenti, sì, al tuo portiere, ma permettimi che mi sorge qualche dubbio sul portiere avversario. Questo dovresti chiederlo in casa PDHE. No, no, questo sì, ma un portiere che prende gol da, dico io, 100 metri, cosa che ti ci devo sia dire? Pure il vento, ma lo sapeva che c'era il vento, eh? Vegliamino? Sì, la penso uguale, io avrei torturato il portiere mio, l'avrei ucciso, perché, detto francamente, a parte le battute, però... Un gol da porta a porta a quei livelli lì, soprattutto, ma neanche terza categoria, forse è capitato qualche volta, ma rarissimamente. Quindi, però, capita, fa parte del gioco, e insomma. Sono contento per voi. Così, certo. Ci esatto. Esatto, stavo dicendo, Beniamino, dimmi. Pensa però al contrario: se il tuo portiere avesse fatto un gol così, invece di ucciderlo, l'avresti portato sugli altari. Certo. E quindi io sono contentissimo per Alessandro Vage, che ha fatto veramente un'impresa. Comunque sia, sono pochi i portieri che segnano gol, e qualcuno, ricordiamo in passato, ai tempi d'oro, Rigamonti, che batteva i rigori, però insomma sono veramente rari. Vage, doppiettista in 4 mesi, come ha detto l'amico Daniele, è veramente una cosa da sottolineare, ecco. Poi ti lascio andare, Fabrizio, però adesso con quella vittoria di ieri unita a quella nel turno infrasettimanale, cambiano gli orizzonti, cambiano gli obiettivi, sì o no? No, gli obiettivi sono sempre quelli che ho detto prima: lanciare i giovani, giocare bene, divertire i nostri tifosi e andare avanti con grande serenità. Eravamo sereni la settimana scorsa, nonostante la battuta d'arresto di Tortona. Siamo altrettanto sereni oggi, con una vittoria che, al di là del gol di Bage, comunque abbiamo strameritato, anche perché poi c'è stato Vono e Pennati che hanno regolato i conti contro i Valligiani. Valligiani che comunque venivano da una piccola serie utile. Certo. Grazie, Fabrizio. Quindi, va bene, grazie a te. Ancora un saluto agli amici a casa e agli amici ciao, studio. Presidente. Ciao. Possiamo già annunciare che l'avremo qui a fine ottobre, Fabrizio Ranardi, Beniamino e Marco, no? Se ci rivediamo la classifica di Serie D, è chiaro che però Gozzano adesso ha 16 punti, è quarto, magari l'asticella l'alza un pochettino, Beniamino. Ma è automatico quella lì, non serve, gli obiettivi possono essere stabiliti all'inizio, però quando ti trovi lì, io vorrei essere lì, cioè certamente tutti quanti quando sei in una certa posizione, perché non sognare, perché non puntare in alto? È il nostro sale che abbiamo dentro tutte le domeniche, se ci accontenteremo dovremmo finire proprio nel... Guarda, io ti dico, di questo campionato qua mi spiace veramente, ad esempio per ieri, per la gara del Borgosesi. Dopo la vediamo. Nel senso che andare sotto 2-0, rimontare, andare sopra 3-2 10 minuti dalla fine, perdere con 2 rigori. E poi l'ultimo clamoroso non dato. Quello no, non lo so, però sì, cioè, ho visto vedere solo i numeri e le cose. Sì. No, mi spiace. E il Gozzano, Gozzano è una squadra che può lavorare in serenità, perché non hanno particolari problemi di bollette della luce che si alzano o queste cose qua, e dunque si alzeranno anche per loro, Marco. Si alzeranno anche per loro, va bene, sì. Però... Anche tu a casa tua hai problemi, allora, da quel punto di vista, dai. No, tutti ce ne abbiamo i problemi, però è chiaro che loro fanno il loro campionato per cercare, come dice Fabrizio, di far crescere i giovani, di migliorarli e di fare il meglio possibile. Poi... Ci stanno riuscendo, certo. Allora, vediamoci l'1-1 dello Stresa sul campo del Fossano e poi il Borgosesi. Prima però lo Stresa, poi voglio anche magari da parte vostra, so che immagino che ci teniate un ricordo, no? Da parte di Giorgio, visto che eravate entrambi molto legati. Vediamo. Torra da Fossano con un punto lo Stresa Vergante, che sale a quota 9 in classifica. Si mette subito bene il match per gli ospiti, che dopo 3 minuti trovano subito il gol con Fiumognari, che dopo un'azione insistita in area del Fossano si ritrova la palla tra i piedi e scaglia il tiro che batte Chiavassa.
Barranco al tredicesimo sfiora lo 0-2 esaltando i riflessi di Chiavassa. Scampato il pericolo, la squadra di Viassi trova il pareggio. Ma Zafera, dalla bandierina, trova in aria lo stacco di Scotto, che di testa gira alle spalle di Tagliento per il gol dell'1-1. Al 38esimo Di Pollito va al tiro. Tagliento si salva con una parata in due tempi. Ripresa in cui le due squadre sembrano cedere il passo alla stanchezza, anche per i tanti impegni ravvicinati dell'ultimo periodo. Non ci sono grandi chance in avvio. Bisogna attendere il 19esimo per un bel intervento di Tagliento su De Souza. Poi al 21esimo Spera, dalla fascia di destra, crossa per il colpo di testa di Tripoli, che però finisce alto. Cambi da una parte e dall'altra, ma non succede nulla di eclatante. E così, dopo 4 minuti di recupero, il risultato finale è di 1-1 tra Fossano e Stresa Vergante. Dunque abbiamo visto l'1-1, uno Stresa che dopo la vittoria larga 4-0 con il Lacchieri ottiene un altro risultato positivo, sale a quota 9 in classifica. È chiaro che quello che è successo, un po' come lo scorso anno, era stato un collante, no? La malattia di Giorgio. Adesso la sua scomparsa è uno stimolo per questa squadra e soprattutto per la società per regalargli una salvezza. Beniamino e Marco. Ma sì, ovvio che è una situazione che ha colpito tutti, per tutto quello che c'è stato dietro, per l'uomo, per noi uomini di calcio. Ovvio che questo ha contribuito a cementare sicuramente in gruppo, ma io sto dicendo l'anno scorso, perché quest'anno sono trovati lì ragazzi tutti nuovi, quindi non si può pensare che abbia avuto la possibilità, il potere anche di trasmettere tutti questi valori qua in un mese che neanche. Certamente però a livello societario e tutto che ha portato avanti lo Stresa, a Marco, a Giulia e tutti quanti, è stato molto terribile e molto penalizzante. Però ripeto, noi siamo qua che ne parliamo, io dico sempre peggio è per Giorgio, che mi dispiace un sacco che non c'è più tra di noi. Certo. Marco? Ma lo Stresa io quest'anno non l'ho ancora visto, dunque dal punto di vista calcistico non ti so dire, i numeri dicono che sta facendo il suo dopo un inizio così. Giorgio, purtroppo ci siamo incrociati mille volte sui campi, c'era un rapporto comunque di amicizia come con tanti altri, purtroppo la vita non ti avverte mai quando suona la campana, purtroppo è così. Spiace, ci sarà sempre un ricordo per tutti. Assolutamente sì. Parlavate del Borgosesia, di questa KO davvero rocambolesco. Andiamo a vedere come è maturato questo 4-3 della Castanese, tra l'altro il secondo 4-3 consecutivo casalingo subito dai Granata. Dopo 4 sconfitte di fila, il Borgosesia Calcio cerca riscatto contro la Castanese. I lombardi dal canto loro hanno raccolto 4 punti nelle ultime 4 gare. La cronaca. Il primo squillo lo suona Fossati con un tiro che termina lato. Ribaltamento di fronte e il cross di Milani taglia l'aria senza trovare deviazioni. Minuto 24, imprecisa l'inconata di Brajdic. 2 minuti dopo Vassallo chiama Total salvataggio in angolo. Dopo si va al riposo senza ulteriori sussulti. L'avvio di secondo tempo è arrembante. 4 minuti e Latini, appostata sul secondo palo, insacca il suggerimento di Battistello. Il raddoppio arriva 60 secondi dopo e lo sigla sempre Latini, imbeccato da Lomolino. Il Borgosesia reagisce con Donadio, che con un preciso diagonale accorcia le distanze. Al quarto d'ora un'uscita imprecisa di Tota regala palla a Favale, che addomestica la sfera e pareggia. Fossati sugli sviluppi di una punizione, il più lesto a depositare in rete. Il pareggio arriva al 35esimo, quando gli ospiti beneficiano di un rigore per un presunto contatto Gilli Boccadamo e Brajdic trasforma. Esce di un soffio l'incornata di Fossati al 38esimo. A 5 dalla fine Atolu atterra Boccadamo ed è di nuovo rigore con Brajdic che trasforma. Nel finale Fossati viene trattenuto, ma l'arbitro fischia la fine. Questo, ecco, stavamo commentando, poi sentiamo le interviste di una donna prima di andare col primo blocco pubblicitario. È un rigore clamoroso non dato, anche perché ne hai dati due agli altri, cioè devi avere un minimo di intelligenza quando hai un fischietto in bocca, perché se hai dato due rigori, il secondo nettissimo, il primo dubbio,
alla squadra avversaria. Non ho visto la posizione dell'arbitro lì, dunque non ti so dire. Marco, ci sono delle cose, anche se non vedi, certe volte lo percepisci dalla reazione, la dinamica, e lo vedi, il giocatore, le reazioni dei giocatori. Le capisce, cioè un arbitro che ha una certa esperienza lo capisce anche, magari non ha visto, però vede la reazione dei giocatori e capisce qual è la decisione da prendere. Sei d'accordo, Beniamino? No, al 100%, perché tante volte diciamo che fare l'arbitro è difficile tutto, ma se uno ha giocato calcio e dentro questo mondo, tu devi essere capace di guardare la reazione dei giocatori. Quello ti fa propendere per una decisione giusta o sbagliata. Sono d'accordo. Lo vedi subito. A volte quando perdi l'attimo, poi dopo l'arbitro va insieme e non fischia più. Però, perché magari è rimasto lì con un'indecisione un attimo. Io spero solo una cosa, che non ci sia la beffa per il Borghese, perché poi hanno cerchiato l'arbitro, che non abbia scritto qualcosa l'arbitro, perché è capace magari anche di scrivere qualcosina, perché insomma l'hanno... Può essere anche che capiti quello. È chiaro che quando hai una certa posizione di classifica, per pur che ti dice facciamo i bravi e tutte queste cose qua, e lascia il tempo che trova. Ti faccio sentire un Lunardon che era un po' arrabbiato, giustamente. Giustamente. Beh, certo, poi andiamo subito in pubblicità. Te lo faccio sentire, dimmi. No, Lunardon è giusto sia arrabbiato con l'arbitro per questa decisione. No, più ma che secondo me anche con i suoi in giocatori generale, per, generale, per generale, l'andamento generale della gara. Certo, in generale, sentilo. Partiamo dalla nota dolente, ovvero la sconfitta con tanti gol subiti. Una cosa che sta diventando troppo consuetudine, questi gol subiti così. E cosa devo rispondere? No, diciamo che questo è un problema, nel senso che avete fatto un'ottima prestazione a livello offensivo. Abbiamo fatto un'ottima prestazione. Ci siamo trovati sotto di 2 gol senza aver mai giocato, poi ci siamo accorti che stavamo giocando e poi un po' frutto dell'orgoglio, perché i ragazzi ne hanno, ti ritrovi in vantaggio, passano 30 secondi e pigliamo gol. E questa roba qui mi sembra inaccettabile, mi sembra che non va bene. Sì, perché è un Borgosesia che ha dimostrato contro tutti di poter segnare contro qualsiasi squadra. Abbiamo visto anche Sanremese, Vado, però come dicevi tu c'è proprio... E contro tutti prendiamo gol. Ma troppo facilmente anche. Cioè la cosa che mi lascia così è questo. Guarda, credimi, sono un po' senza forza in questo momento, perché... Vedere i ragazzi impauriti il primo tempo, prendere 2 schiaffoni, reagire, ho detto dai, forza che ce la facciamo, me l'abbiamo messa a posto, siamo andati anche in vantaggio. E poi nell'arco di un quarto d'ora lascia stare i rigori, che non lo so, però prendere 2 gol così mi sembra una roba come buttare proprio a mare la fatica di una partita. Sicuramente non sono girati bene gli episodi, soprattutto quello finale con una trattenuta che sembrava evidente su Fossati. Vabbè. Mister Marco Molluso, siamo qui a commentare una partita vibrante con tante emozioni, ribaltoni contro ribaltoni. Che emozioni ci sono state? Al primo tempo è stata una partita equilibrata, magari è mancato un rigorino per noi, che era Milani, ha lanciato a rete. Nel secondo tempo andiamo in vantaggio di 2 gol e poi ingenuamente subiamo una rimonta clamorosa. Secondo tempo pirotecnico, poi per fortuna nostra è andata benissimo. Sì, avrà emozioni contrastanti, perché non le saranno piaciuti 3 gol subiti, ma i 2 poi fatti hanno avuto una reazione. Sì, sì, sicuramente i punti in palio, i 3 punti che portiamo a casa sono per noi manna, però per come si era messa e poi siamo andati sotto, batticuore clamoroso. Secondo tempo così non me lo ricordo neanche da giocatore. Dunque abbiamo sentito le parole di 2 allenatori, Lunardon un po' arrabbiatino, Beniamino e Marco. Sì, però puoi essere arrabbiato, ma magari essere arrabbiato con i suoi giocatori, non tanto con l'arbitro o col giornalista che ha fatto l'intervista, perché insomma 4 una volta 4 l'altra, se fossi io presidente dico: mister, ci deve essere qualche problema se prendiamo 4 gol in 2 domeniche, ne facciamo solo 3, ma se fossi magari farne 6, allora dico va bene lo stesso, ma purtroppo non fai tutte le domeniche ribaltare situazioni. Dispiace, che c'è qualcosa che ovviamente pesa,
pesa, non funziona, non ti gira, però insomma bisogna anche essere in grado di... Ma solitamente lui è morigerato e penso che poi... Sì, abbia... però io lo capisco, dopo le partite non bisognerebbe poter non parlare mai, invece poi a volte devi parlare, è chiaro che è quello che dico io ai miei giocatori, che dirò domani sera. E quando prendi tre gol in eccellenza o in interregionale, devi essere fortunato a fare dei punti, se no non fai punti. È vero. Dunque hai ragione. Pubblicità e poi torniamo. Dunque, di nuovo insieme dopo la pubblicità, per parlare di eccellenza e poi ovviamente di promozione. In eccellenza, se guardiamo la classifica, c'è il Borgaro là davanti, c'è l'Accademia, e quello che in questo momento sorprende, chiedo a tutte e due, è questo ritardo della RG Ticino, perché due sconfitte in campionato su 5 giornate. Quello che sorprende di più. Ah, non mi fai neanche della Pro Settimo. Sì, sì, sì. Però aspettami, stavo dicendo sulla RG Ticino, che io davo e do come grande favorita. Due sconfitte in campionato su 5 partite. Due sconfitte su 4 con conseguente eliminazione in Coppa Italia, perché aveva perso l'andata con Loleggio, poi ha ribaltato vincendo i supplementari. Vinta la prima con la Biellese e persa la seconda, eliminata. Cioè vuol dire che ha già perso 4 partite su 9 in stagione. Sono tante, Beniamino, eh? Se uno ha delle ambizioni per arrivare in alto, sono tante, sì. Poi dopo la Coppa Italia bisogna capire che importanza hanno dato. Credo loro avessero dato importanza alla Coppa Italia. Con la rosa che hanno. A volte la volontà non si rispecchia sul campo, dunque... Con l'incidente di percorso che hanno avuto, è giusto che la Roce avesse l'ambizione di andare avanti in Coppa Italia, non ce l'ha fatta, ci avrà il campionato per cui giocare. Ecco, però vi sorprende queste 2-4 sconfitte stagionali e soprattutto tu dicevi che la grande delusione però è la Pro Eureka. Com'è? La delusione è la Pro Settimo. La Pro Settimo. La Pro Settimo io l'ho trovata e ho vinto anche. E la terza giornata è una signora squadra. Io prima dell'inizio della stagione avrei scommesso su una Pro Settimo nei primi posti, perché hanno un giocatore al di là di Seci, D'Antoni, Sinisi, altri giocatori che hanno avuto un passato interessante. A tutte e due, divario già incolmabile per la Pro Settimo? No, assolutamente no. Però tu devi punti. Ricordarti che il calcio delle maniche corte, anche se ieri pioveva, conta poco. Ho capito, poco. Però te lo ripeto sempre, lo dico, questa eccellenza è diversa, 30 giornate, non 34. Sono d'accordo. Il calcio delle maniche corte, è vero, ma hai già 11 punti, no, 12 punti da recuperare a due squadre, che sono due ottime squadre, come il Borgaro e l'Accademia. Meno 8 e devi andare in trasferta con la RG Ticino. Io resto della mia idea, cioè che il campionato lo giocheranno Borgaro e RG Ticino. Ok, Beniamino? Poi. Ma io dico che al 10 di ottobre è prematuro trarre dei giudizi o delle... perché andiamo davanti un inverno. Se fosse una squadra davanti che ha già fatto il vuoto, dici vabbè, prenderla diventa anche difficile, però c'è un raggruppamento lì davanti dove ci può essere sempre, in questo momento qua magari paghi anche la preparazione fatta in una maniera piuttosto che in un'altra. Bisogna valutare tante cose, adesso secondo me è presto per trarre giudizi. Ma secondo me da noi, tranne il discorso della Pro Settimo, i valori si stanno un po' delineando. Qualche squadra un pelino in ritardo c'è, però... squadre come il Borgaro o queste, è difficile che perdano 3, 4, 5 gare di fila. Dunque è chiaro che i punti qualcosina contano, dunque, però è ancora tutto da giocare. Questo ci mancherebbe altro, però secondo me sono tanti punti da recuperare già per la Pro Settimo. Accademia RG Ticino 1-0 per la squadra di Molinaro. L'Accademia batte il RG Ticino e mantiene la vetta della classifica. All'acqua guarda la graduatoria predicando calma. Ora però i punti dalla vetta iniziano a essere molti. Parte forte l'Accademia che già al 16° passa. Calcio d'angolo di Facundo, palla bassa in aria piccola. Perfetto l'inseramento di Tirapelle che da due passi in sacco.
al 23esimo, ancora pericolosa l'Accademia, controllo al volo di Latta, gran tiro al volo, fuori di poco. La squadra di Molinaro al 29esimo colpisce anche una traversa, gran botta di Orlando dal limite, palla che si stampa all'incrocio, sfera che danza sulla linea senza entrare. Latta, sapendo di essere fuori gioco, insacca, ma tutto è vanificato dall'assistente. Al 32esimo ancora Accademia, bellissima combinazione al limite dell'area, Geno-Orlando con quest'ultimo che arriva alla conclusione, tiro strozzato e Tamma controllo. L'RG Ticino si fa vedere al 35esimo con Colombo direttamente su calcio d'angolo. Galli non si lascia sorprendere e mette la palla in corner. Al 45esimo Harahiri da parte dell'RG Ticino. Barberi, dopo un intervento netto a gamba tesa su Legnani a centrocampo che gli è costato il giallo, tira una gomitata plateale a Ballarini. L'arbitro vede tutto, secondo giallo RG Ticino in 10. Nella ripresa a partire meglio sono gli ospiti, calcio d'angolo di Ruffini, tiro direttamente nello specchio, Galli con la punta delle dita mette in angolo. Replica dell'Accademia al 15esimo, azione insistita dei rossoblù sulla sinistra, palla per De Bay che trova il fondo e prova la conclusione, Tamma è attento e respinge. Ancora rossoblù pericoloso con un tiro dal limite di De Bay, palla alta non di molto. Al 29esimo viene annullato un gol all'Accademia per una bella giocata di Poletti che serve Latta, Latta decisamente al di là della linea del pallone. Al 39esimo emerge il Ticino, cross dalla sinistra per Colombo che di testa manda a lato di poco. Risponde l'Accademia al 33esimo, tiro dal limite di Geno, palla alta. Ancora il RG Ticino al 36esimo, calcio d'angolo dalla destra, perfetto lo stacco di Vassallo che da ottima posizione manda a lato. Bella ripartenza dell'Accademia al 44esimo, gestita da Orlando, palla che arriva a Giordani, tiro debole e Tamma blocca. L'occasionissima per arrivare al pareggio per l'RG Ticino arriva al 48esimo, calcio di punizione di Lionetti, palla in mezzo, stacca Vassallo, palla alta di poco. Finisce 1-0 in favore della squadra di Molinaro che così conferma il suo buono stato di forma. Secchi, può arrivare fino alla fine l'Accademia, cioè può competere con Borgaro e RG Ticino? I numeri di adesso dicono di sì, poi io ti dico la squadra che ha messo in piedi l'Accademia, l'ho vista solo a Briga, ma era la prima partita di Coppa Italia, dunque non ti so dire realmente... Quando lo vedrò poi ti dico. Beniamino? Ma io non l'ho vista, non li seguo più tanto, però sicuramente vedendola da fuori, se sono lì perché sicuramente hanno qualcosa di buono, qualcosa di valido e ripeto, poi l'appetito viene mangiando e quindi vuol dire tanto anche l'aspetto psicologico di quando ti trovi in una situazione non mollare, cercare di tenere sempre di più di quello che riesci ad avere in quel momento lì, quindi insomma... Da quel fatto lì sono avvantaggiati. Quanto è difficile, guardando la classifica, il momento per il Briga, no? Un punto in 5 giornate, è un traguardo storico giocarsi questa eccellenza. Quanto c'è il rischio di farsi un po' prendere dal panico, dalla frenesia, Beniamino? Ma... Tu hai avuto una sì, situazione simile, no? Simile. Anche perché per il Pirimole era storico come per il Briga. Noi eravamo anche peggio forse. Vabbè, comunque... No, però è il fatto di storia, no? Senso, certo, il problema è che... Briga, attenzione, non mi sembra una squadra composta da buoni giocatori, capito? Molto probabilmente stanno pagando lo scotto della categoria, di tante piccole cose che non gli fanno tenere. Non ha mai sbragato, cioè ha sempre perso, è vero, però con risultati tutti sempre così combattuti fino all'ultimo, quindi... Molto probabilmente anche loro hanno trovato l'alchimia di poter reagire come è capitato noi anni fa, che hai avuto una reazione così, è capitata e dopo la segui, la porti avanti. Ripeto, certo che vedere lì in fondo dispiace, però non devo mollare. Marco, poi l'intervista. Meglio loro che noi lì in fondo, comunque no, è una battuta, scherzo ovviamente. Il problema è che quando passi a una categoria superiore fai delle valutazioni a volte che ti dicono abbiamo fatto bene,
Mettiamo magari dentro alcuni giocatori, sicuramente facciamo, poi invece il campo dice diversamente. Non so se è il problema loro, perché ti dico... Vabbè, un po' hanno cambiato. Devono assestare un po' le cose, poi giocheranno, combatteranno e il campo dirà quanto sono stati bravi. Le interviste di Accademia Reggio Ticino. È una vittoria pesante, ne abbiamo commentate diverse, è la quarta consecutiva dopo il pareggio di Oleggio, l'Accademia è prima, un suo giudizio. Il giudizio è che sono contentissimo per questi ragazzi, loro sono gli artefici di tutto questo, se lo meritano, oggi si sono presi una grande soddisfazione, hanno a mio parere fatto quasi un'impresa, nel senso che all'inizio del campionato questo risultato, questa classifica forse non ci apparteneva, come magari non ci appartiene alla fine, però questi ragazzi stanno facendo un percorso veramente fantastico, si allenano come si deve e oggi sono stati premiati dal fatto di riuscire a portare a casa una partita difficile contro una grandissima squadra che non devo scoprire io, che insomma ha dei valori incredibili. Infatti si è visto il secondo tempo, fin quando siamo stati 11 contro 11 abbiamo giocato una grandissima partita e paradossalmente quando avevamo un vantaggio, questo vantaggio non l'abbiamo sfruttato come si deve. Questo è il lato da mettere ancora a posto, da crescere, ma siamo veramente felici, prendiamo questa vittoria, una grande vittoria. Ecco, forse proprio sta lì il rammarico più grosso, non averla chiusa per tempo sfruttando proprio quella superiorità numerica, eppure qualche occasione c'è stata. Sì, c'è stato, ma 11 contro 11 abbiamo creato tantissimo anche per far gol e non siamo riusciti a far gol. Il secondo tempo invece, o comunque da quando siamo rimasti in superiorità, paradossalmente abbiamo gestito peggio la situazione, però fa parte del calcio, giochiamo contro dei giocatori che insomma questa categoria non solo non l'hanno fatta, ma e quindi la difficoltà sta proprio questo, però dobbiamo crescere piano piano, non dobbiamo guardare la classifica, ci dobbiamo prendere questa grande soddisfazione, ma il merito, lo ripeto, è di questi ragazzi veramente incredibili che ogni domenica fanno la partita indipendentemente dall'avversario che incontrano. Ma sicuramente abbiamo concesso troppo nel primo tempo, una disattenzione ci è costata caro. Poi ho visto un'altra squadra con il piglio giusto, con la giusta mentalità, eravamo molto più tranquilli e aggressivi, abbiamo creato non pochi problemi comunque in inferiorità numerica. E non dimentichiamoci comunque che giocavamo contro la prima della classe, non facciamo un dramma perché comunque siamo alla quinta giornata, ancora il campionato è lungo, per cui se avessimo pensato che già nelle prime cinque partite dovevamo aver già chiuso il campionato, ci siamo sbagliati, quindi siamo tranquilli, dobbiamo ricominciare a lavorare e correggere gli errori che chiaramente abbiamo fatto. Lavoriamo tranquilli, consapevoli comunque delle nostre forze. È chiaro che certe ingenuità, ripeto, non voglio fare retorica, ma non ce li possiamo permettere, né contro l'Accademia né contro l'ultima in classifica. È chiaro che per adesso il piatto piange, siamo a debito sicuramente con la società che ha fatto fino adesso grandi sacrifici e non ha fatto mancare nulla a questa squadra, e quindi sono convinto che i ragazzi lo sanno molto bene, lo sappiamo tutti noi, e quindi da martedì testa sotto e pedalare. Queste le parole dei due allenatori. Che campionato vi aspettate invece da Bavino e Verbania, che ieri hanno giocato il derby vinto 2-0 le biancocerchiati? Beniamino, possono alzare un pochettino l'asticella il Verbania, che ha una solidità difensiva non indifferente? Ma il Verbania, diciamo che secondo me sta cercando di pian pianino risalire e portare di nuovo quel blasone che c'erano anni fa. Ovvio che ci vuole tempo, mi sembra che stanno facendo bene con i piedi per terra, senza fare sfracelli o proclami più di tanto, quindi insomma qualche risultato viene, perché insomma a fin dei conti anche ieri il derby è sempre un derby, non è che puoi dire uno parte vantaggiato o svantaggiato. Baveno, ricordiamoci che arrivava da due vittorie consecutive fatte bene, tutto insomma, quindi c'è un equilibrio anche da queste parti qua, quindi c'è da vedere andando avanti com'è che... Marco? Ma il Verbani ha 8 punti comunque, cioè sicuramente ha perso solo con la prima classifica. Sì. Dunque sta facendo un percorso suo, poi è presto per dire dove può arrivare. Chiaramente la solidità difensiva è significativa, anche se ti devo dire
Spero che contro di me prendano 4 frecce. No. Magari fai come col consiglio, ma ne fate 5, 4-5. Scherzo, però la solidità difensiva è molto significativa. Dunque, i punti in questo momento pure. Dunque, mi sembra che la situazione, come dire, Poggia attorno non sia così, come dire, pirotecnica come nel passato. Dunque, mi è piaciuto questo aggettivo, pirotecnica. Mi è piaciuto. E invece per il Baveno è una squadra che deve lottare e combattere fino alla fine, credo. Il derby 0-2, la vittoria biancocerchiata con Tettamanti ancora una volta decisivo. Quinta giornata del campionato di eccellenza Girone A, Baveno affrontato in casa la corazzata del Verbania, un Verbania che aveva parecchia fame di vincere dopo l'ultima sconfitta subita in casa contro l'Accademia Borgo Manero, mentre il Baveno, venendo da 2 vittorie consecutive, prima contro il Vega e poi contro l'Alpignano, ha cercato in tutti i modi di non fare sconti agli ospiti biancocerchiati. Sia la squadra di Molle che la squadra di Oliva scendono in campo con uno schema fluido del 4-3-3. All'ottavo minuto Chiodi salva ben 2 volte il Verbania da una pressante offensiva posta in atto dai padroni di casa del Baveno. Al 15° minuto cross di Manfroni cerca la deviazione di testa a Piccini, ma la palla termina fuori. Al 22° minuto Bottazzi prova a trovare la via del gol calciando una bella palla quasi dal limite dell'area, ma Poletti respinge. Al 25° minuto Lipari prova a porre fine alla situazione di stallo dello 0-0, ma calcia un tiro debole e Poletti riesce a respingere senza particolari problemi. Passano solo 60 secondi e Lipari ci riprova con un cross in direzione di porta, un cross alto, ma Poletti ancora una volta non si fa cogliere impreparato. Al 27° minuto golazzo di Bottazzi su assist di Tettamanti. Al 32esimo occasione divorata per il Baveno, Romano si mangia un gol davanti alla porta. Al 48esimo minuto arriva il gol del raddoppio con Tettamanti che sigla il 2-0 per gli ospiti. Passiamo adesso alla ripresa. Al 25esimo minuto della ripresa il capitano del Baveno Ramalo cerca di bucare lo specchio della porta, ma Chiodi respinge la sfera con una parata stile Oki lasciando il risultato invariato. Al 28esimo minuto un Baveno sfortunato poiché da dentro l'area non riesce a concretizzare una potenziale occasione di segnare lasciando ancora una volta la porta di Chiodi inviolata. Al 35esimo minuto Vanzan cerca di insaccare la palla in rete, ma all'occhio d'aquila di Chiodi non sfugge nulla poiché intercetta anche questa palla ostica. Al 45esimo minuto Pagliari cerca di insaccare la palla in rete, ma Poletti tempestivamente esce e recupera questa palla pericolosa. La partita si conclude con una vittoria schiacciante del Verbania per 2-0. Dunque allora facciamo un giochino, va? Che giocatore rubereste? Tu in promozione a una tua avversaria e tu in eccellenza a una... Scegliene uno, solo uno Beniamino e uno Marco. È una domanda difficile. No, ho cominciato da lui, non fa parlare sempre tu. Io non sai che sei un animale a palcoscenico, Beniamino. Sai, senti, non bisogna mai cercare di invidiare quello che hanno gli altri. No, però uno. Insomma, uno... Scegliene uno. Andrei a sminuire il valore dei miei ragazzi, quindi io mi accontento di quelli che abbiamo noi e devo solo migliorare i nostri e basta. Poi dopo... Marco? Io invece un nome te lo faccio. Vai. Io potessi rubare un giocatore a qualcuno, ruberei Tindo al Borgaro. Potessi, ma non posso. Vorrei, ma non posso. Dunque posso solo sognare, giusto? Va bene, ok. Però mi hai risposto. Le interviste e poi torniamo. Oggi è sostanzialmente una giornata da dimenticare per il Baveno. Ma da dimenticare, le giornate non sono mai da dimenticare perché si devono prendere gli spunti per cercare di migliorare nelle fasi dove non siamo sufficientemente equilibrati e cinici, quindi anzi la dobbiamo prendere con positività perché appunto avremo modo di lavorare su alcuni aspetti. Tra l'altro ci sono state anche diverse occasioni insomma di andare a far gol, però non sono mai state finalizzate. Sì, oggi è mancata quella cattiveria che invece in altre occasioni c'è stata, e peccato, bravi, merito al Verbania che ha fatto la sua partita e niente, raccogliamo i cocci di questa sconfitta, ma nessun dramma perché il campionato è lungo e ho visto anche la classifica si è mossa poco rispetto a quella che era invece all'inizio, per cui... Oggi si è notato un Verbania che è già sceso con le idee chiare fin da subito. Ma il Verbania ha sempre le idee chiare, poi ci sono gli avversari che a volte ci mettono in difficoltà e cerchiamo di trovare delle soluzioni.
soluzioni che alla fine sono state trovate visto gli ottimi gol di Tettamante e di Bottazzi oggi. Sicuramente la vittoria del gruppo e poi dopo i finalizzatori sono quelli davanti tante volte, spesso, però è proprio la vittoria del gruppo Verbania, dai giocatori a tutto l'ambiente. Poi tra l'altro, visto che adesso ci sono parecchi giovani nella rosa, quindi oltre ai veterani anche i giovani portano loro, diciamo. Diciamo che la nostra politica è quella di far giocare i giovani, ma farli giocare. Poi abbiamo la fortuna di avere i veterani giusti, che aiutano i giovani, fanno la differenza, sono sempre propositivi e li aiutano. Per cui il percorso è questo qua e noi andiamo avanti su questo percorso. Un Verbania che ha deciso praticamente di chiudere la partita nel primo tempo oggi. Sì, è stata una bella prestazione di squadra, che arrivavamo da due sconfitte tra Coppa Italia e campionato, avevamo voglia di rifarci e questo è stato il modo migliore. Poi oggi te Tettamanti siete gli eroi di questa partita. Il Dano mette belle palle e se le sfrutti puoi fare molto bene. Complimenti a lui. Poi un secondo tempo però dove vi ho visto leggermente più calanti rispetto al primo. Arrivavamo da 120 minuti in Coppa col Briga, che hanno condizionato un po', però non possono negare la vittoria di oggi. Che tra l'altro ha rialzato il morale dopo l'ultima sconfitta subita in casa contro l'Accademia settimana scorsa. Sì, adesso possiamo fare una bella settimana per la prossima, che avremo in casa il Cossato e possiamo lavorare bene e star tranquilli. Abbiamo sentito le parole dei protagonisti, ora andiamo in pubblicità per il secondo blocco e poi torniamo qui a dire tanti per dire. E rieccoci dunque dopo l'ultimo blocco pubblicitario. Beniamino, abbiamo detto della promozione, c'è una squadra che in questo momento, e ci vediamo anche le immagini relative all'ultima partita, la vittoria 1-0 contro il Ferriolo, la quinta consecutiva. Insomma, i numeri nel calcio, l'abbiamo detto prima, non mentono mai. 5 su 5, passaggio del turno in Coppa Italia, è una squadra che secondo me è stata costruita bene e poi ha quella differenza data dalla voglia di rivalsa di Forzatti, che ne dica, l'anno scorso gli è rimasto qui, no, quel duello con il Briga perso. Sì, gli è rimasto qui sicuramente, però devo dire che non sono partiti per far sfracelli, secondo me sono partiti per fare un buon campionato e guardiamo i numeri, ragazzi miei, tanto di cappello, perché al di là delle 5 vittorie consecutive, però guarda i numeri dei gol fatti, gol subiti, questi hanno dimostrato di non sono lì casualmente e quindi sicuramente hanno fatto bene quest'estate a costruire, hanno costruito una buona squadra, perché se guardiamo dietro, insomma, ci sono altre squadre accreditate al loro livello per fare bene. Stiamo parlando del Pronovara, stiamo parlando della Rona, del Trino, però Bellinzago, ragazzi miei, tanto di cappello, perché ha ingranato un filotto non da poco, ecco. E poi ha già distaccato, per esempio, il Trino, adesso se non ricordo male già a meno 8 in classifica, sono tanti 8 punti da recuperare a questa squadra che sta viaggiando con questi ritmi. Tu parlavi, poi lo chiedo anche a Marco, no, di rivali. C'è un anti-Boulé? Cioè una? La Pronovara? La Rona? Sì, beh, in questo momento c'è sicuramente. Vedi la Pronovara, ma avete visto la rosa che ha la Pronovara? Cioè, questa è si tratta solo di farli giocare tutti assieme, che riescono a dare quel che sono per i giocatori, per quello che sono, ma sicuramente forse come nomi, come rosa, si equivalgono o addirittura qualcosina sopra. Ovvio che nel calcio, come tutti sappiamo, ci vuole la componente anche tante volte fortuna, tante volte dice è andata bene, abbiamo vinto una partita. Pronovara ha ciccato, tra virgolette, pareggiando qualche partita, sbagliando dei rigori, prendendo palli traverse tutti di più. Bellinzago invece ha fatto quello più concreto e tutto in questo momento, però alla lunga, insomma, queste squadre qui se la giocheranno loro fino alla fine. Marco, un trono per 3? Sì, può darsi anche per 4. Cioè, la 4 chi è? Ma il Trino non mi sembra così una squadraccia, eh? Però ha già perso 2 sconti diretti, meno 8. Ti dico, nel Bellinzago, vabbè, i numeri parlano in un certo modo, non voglio dire niente perché
Thomas è stato un mio giocatore, un amico, non voglio guffare nessuno, però numeri in questo momento danno ragione a loro. Poi però il campionato tra squadre competitive lo vediamo poi quando sbocciano le primule. Allora, ti piacerebbe essere più sulla panchina del Buleo o della Pronovara? Va? A me piace essere sulla panchina della Licesa Orizzonti in questo momento. Fino a domenica ci rimani? Penso di sì, spero. Fino a domenica sì, non hai preso che ti esonerano stasera o domani? Come? No, non sei esonerato questa settimana, dai. Spero di no. Però sai che... Ma è una battuta, sai che... No, ma anche per me è una battuta. Sai che con te posso fare le battute e non ti offendo. Puoi fare tutte le battute che vuoi. Beniamino, ti piacerebbe essere più presidente del Buleo o della Pronovara? No, penso che i problemi che possono avere loro nel gestire alcuni tipi di giocatori non li vorrei proprio, quindi... preferisco fare il presidente a casa mia, dove nel nostro piccolo, ripeto, nel nostro piccolo cerchiamo di barcamenarci, costruire qualcosa che possa far sì che dire boh, ci siamo anche noi e possiamo starci. Cosa ti ha dato di nuovo a livello di allenatore Marco, cioè Moz, nel senso che sappiamo anche la sua professione fuori dal campo, quello di essere uno psicologo. Io ho fatto una bella intervista con lui proprio sul tema del Covid relativo ai ragazzi. Quindi cosa ha portato dal punto di vista proprio così umano extra campo? Ma no, ti dico, ogni tanto gli faccio le battute, dico mister qua altro che lo psicologo che ci vuole, perché cioè, quando hai a che fare con un gruppo di 20 giocatori, ma non a Pirimulera, penso da tutte le società che ci sono in giro, altro che lo psicologo, e quindi lo prendo in giro sotto quell'aspetto lì. Lui fa terapia con continuo, sì, infatti mi fa press, siamo andati d'accordo per un certo contratto, però qui mi devi raddoppiare tutto perché qui devo fare sedute troppe sedute di, e quindi insomma, mettiamola sulle battute, però sicuramente ha iniziato un percorso non facile, perché ripeto, con l'obiettivo che ci siamo proposti all'inizio di ringiovanimento e di prendere ragazzi della zona, diventa difficile, infatti si vede dalle prestazioni, dove una domenica concede un primo tempo senza non pervenuti, poi dopo secondo tempo non so cosa scatta, fai di tutto e di più, però vai sempre via con dei rammarichi, sono sicuramente errori di gioventù che mi fanno arrabbiare, perché non possiamo permetterci poi di rischiare l'osso del collo o di buttare tutto l'ortica e quello che negli anni abbiamo fatto lì a Pirimulera. Tutti lo siamo consapevoli e ovviamente insomma, lui si trova in questo momento qua in una situazione di far crescere i ragazzi, però non c'è mai il tempo necessario per poter aspettare. Purtroppo i risultati devono arrivare e certo, diventa difficile anche per lui. Sì, far collimare il non è facile, lo capisco, insomma sicuramente dietro alla società che gli dà una mano, gli ha sempre dato una mano, insomma non sono il tipo che vado lì a tirare addosso frecce all'allenatore, io non lo sono mai stato, perché però non è facile. Vedevo che Marco annuiva e sorrideva. Sì, nel senso che quello che posso dire io a Beniamino è che nel calcio facile subito, rare volte avviene. Quando fai certe scelte devi avere la forza di reggere quello che è l'alternanza dei risultati, quello che è gli errori dei e devi essere equilibrato. Poi perdere non piace a nessuno. Però quello che c'è, non parlo di Piedimulera, ma parlo del calcio di adesso, che perdere non esiste più, tutti vanno insieme quando si perde, mentre in altri sport, la pallavolo, la pallacanestro, perdere è normale come vincere e fa parte di un percorso, e dunque però nel calcio più adesso che tempo fa, tutto subito, perdere non si può più accettare. Invece nella vita, non solo nel calcio, forse è proprio un discorso. Ma sì, però noi viviamo i campi tutte le domeniche, dunque quello che poi ti salta
Invece per il loro allenatore quello che dico è che fare lo psicologo sul campo Piedimulera è nettamente più complicato che quello del suo lavoro. Ma sì, quello però penso che qualunque parte di tutti i campi che ci sono in giro e tutte le categorie, insomma. Sì, no, no, è più difficile farlo intendere, non a Piedimulera, proprio no, su, no, nella, no, nella fatica di fare l'allenatore, lo psicologo. Della... Insomma, però dico, ripeto, lo sappiamo, dobbiamo far necessità virtù, andiamo avanti, sempre non mollando mai e vedremo pian pianino. I problemi delle squadre in questo momento? Ecco. Sono i social? Lo so. O i telefonini o queste cose qua. Ascoltami, chi vedi meglio tra le tue due ex, Juve Domo o Megna? E poi ci vediamo la partita. Quest'anno ho seguito poco le vicende della Juve Domo. Lo Megna ha deciso di fare questo percorso con Adolfo, che mi dicono sta lavorando bene, per quali sono le potenzialità dell'O Megna attuale. Però di Domo non ti so dire più di quel tanto, vedo che hanno ancora in squadra tanti ragazzini che già avevo io quando ero su, però non dai, ti faccio vedere la partita, va, così sei contento. Fammela vedere. Juve Domo Megna 2-2. Termina 2-2 sotto la pioggia allo stadio Corotti tra Juve Domo e Omegna, una partita bellissima con un primo tempo dei padroni di casa, il secondo di marca ospite e i rossoneri che meritano la posizione in campionato. Andiamo con la cronaca. Dopo 10 minuti lancio di De Ponti per Igignoli, calcia, Bleve devia in angolo. Al 19esimo rispondono i padroni di casa, Cabrini calcia di controbalzo, palla alta di poco. Al 24esimo sono gli ospiti a andare vicino al gol. Discesa di Aglio, mette al centro, Racis non arriva all'appuntamento con il gol. Un minuto dopo i Granata si portano in vantaggio. Cross di Ferrera, Garbani solo in area, batte il portiere ospite, 1-0. E tre minuti dopo raddoppiano. Lancio in profondità, Ferrera con un pallonetto deposita in rete il 2-0. Al 34esimo Lomeni accorcia le distanze. Punizione e bomba di Pastorelli, palla in rete. In chiusura del tempo De Ponti calcia da fuori e la palla di poco termina alto. La ripresa si apre all'ottavo minuto con un tentativo di Cabrini alto di poco. Al 13esimo i Granata sono in 10. Scibetta, già ammonito, commette fallo a centrocampo e rimangono in 10. Al 24esimo Lomegna pareggia. Azione di De Ponti che salta tutti, calcia, Bleve non trattiene e Cabrini di testa infila il 2-2. Al 28esimo occasionissima per la Juve Domo per portarsi in vantaggio. Cross di Soncin, pece di testa, miracolo del portiere ospite. Al 31esimo schirru a giro per Lomegna, palla alta. Un minuto dopo incisione insistita per Lomegna, Lausi calcia da fuori, palla fil di palo. Al 38esimo schirru lanciato in profondità, porta in vantaggio Lomegna, ma si alza la bandierina del fuorigioco. Al 40esimo Lausi calcia la distanza, miracolo di Bleve che devia l'angolo. Al 90esimo l'occasione d'oro è per Lomegna. Tiro da fuori di De Ponti, miracolo di Bleve, sulla respinta si avventa Pastorelli, ma Bleve salva il risultato. Finisce così 2-2. Beniamino, domenica giocate, c'è il derby, Piedimulera Juve Domo, te lo chiedo perché sai, sono abituato bene. Adesso non so, domenica, non ho ancora visto, ma polenta, costine, così? Sì, o... domenica in occasione della, per noi al derby dell'Ossola, come per il Domo, allora abbiamo pensato bene di organizzare una polentata accessibile a tutti, quindi chi vuole può benissimo affacciarsi al campo Piedimulera e trovare da mangiare. Ovvio, la partita in se stesso è sempre una partita importante per tutte e due le squadre, dove tutti ci teniamo a far bene e poi dopo, insomma, come sempre, vedremo fine partita chi sarà contento, chi sarà arrabbiato. Mi auguro di essere un po' più contento di oggi. Com'è? Chi vince ride, chi perde spiega. È normale nel calcio. Però bisogna capire che bisogna sempre poi accettare i risultati sul campo, perché se no, se non te ne fai una ragione, vivi male. Giornata giallo-blu. Capitano poche volte, la giornata giallo-blu è sempre stata con la Juve Domo, insomma. Siamo due società rivali, due società amiche, che comunque quando siamo in campo non guardiamo più in faccia l'uno l'altro. Nessuno, certo. E il rapporto con il Vogogna per il giovanile va avanti? Il rapporto con l'Accademia Vogogna che abbiamo costruito 3 anni fa sta andando bene, sta andando avanti.
abbiamo avuto un implemento di ragazzini che hanno contribuito a fare altre squadre e tutto. Ovvio, siamo ripartiti da zero, quindi noi siamo rimasti, adesso abbiamo fino ai giovanissimi, non abbiamo ancora allievi, non abbiamo ancora juniores, perché per esempio quest'anno io non ho potuto fare la juniores perché non avevo il materiale umano tra virgolette, il 2004-2005, per poterla mettere in piedi. Se mettevamo in piedi una squadra juniores quest'anno andando in fronte a pagare tutti i premi di preparazione che avremmo dovuto sostenere, diventava ingestibile. E poi col senno di poi avremmo avuto gli impianti accesi tutta la settimana, tutte le sere, sabato, domenica compresi, tutto, con dei aggravi economici enormi dove non so se ce l'avremmo fatta a certo sostenerli. Ma un'altra ipotesi, poi ci sentiamo intervista, si è anche parlato, si dice spesso, di cambiare la stagionalità, no? Cioè giocare di più d'estate. Potrebbe essere un'idea questa? Ma potrebbe essere un'idea, però senti, nel mondo del calcio siamo stati abituati così da quando eravamo bambini e che andavamo all'asilo. I due mesi d'estate poi dobbiamo considerare che ci sono le ferie di mezzo, ci sono caldo, dovresti giocare la sera con illuminazione e tutto, non tutti ce le hanno. Diventa difficile. Troppo complicato. Marco? Prossimo, quando ci sarà il prossimo mondiale in inverno, proveremo anche noi a giocare d'estate. E qui mi auguro che in quel periodo qualche iniziativa alle società, dalla Lega Pro alla terza categoria, la studi, perché secondo me col fatto che non ci sarà la Serie A si possono rapire per due mesi degli appassionati. D'estate ci sono i tornei? No, ma dico quando ci sarà il mondiale, adesso a novembre e dicembre. Sì, la vedo complicata. Eh? La vedo complicata. Però se si parte già la vedo complicata non si fa mai niente, Marco. Mi parere, Daniele. Certo, però ti voglio stimolare. Allora, io ti posso dire questo. Due settimane fa ho giocato una partita di campionato contro Lycreville. Entrando in campo parlavo con l'allenatore avversario e dicevo: campionato di eccellenza, mi sono girato in tribuna, 20. Sono arrivato a 25. Bravo. Io vado di cui 7-8 erano genitori di qualcuno, certo. Ma così da tutta anche Serie D? Ho capito, e lui mi dice una cosa: dovremo tornare a fare le squadre del posto. Se andiamo a vedere gli amatori, lui mi dice che sono tutti giocatori del posto, ci sono 200 persone a guardare gli amatori. Magari sì, è un numero troppo in là, certo. Però quello potrebbe già essere una... Vabbè. Sentiamoci l'intervista di Uedomo Omegna e poi voglio sentire cosa ne pensa Beniamino su questa proposta. Oggi, non so, un bicchiere mezzo pieno, un bicchiere mezzo vuoto, un doppio vantaggio, poi lo meno nel secondo tempo è venuto fuori, è chiaro che c'è stata anche l'espulsione di Scibetta e è complicato tutto. Sì, diciamo che il primo tempo il bicchiere era mezzo pieno, mezzo vuoto, e il secondo tempo è diventato mezzo pieno guardando come è andata la situazione, nel senso che il primo tempo abbiamo meritato di chiudere in vantaggio, abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto senza mai subire, e il secondo tempo invece sono venuti fuori loro, sono stati più pericolosi, noi in 10 abbiamo fatto una fatica, una grossa fatica, e quindi Bleve ci ha salvato alla fine degli ultimi minuti, abbiamo avuto l'occasione noi con Ricchi, che con Pesce, che il difensore sulla linea, il portiere l'ha presa, quindi diciamo che pari, secondo me, qua nei due tempi è giusto. Ecco, adesso domenica c'è il derby col Piedimulera, una partita sempre alla volta. Sì, no, ma lo dico sempre nello spogliatoio, una partita alla volta, affrontiamo una partita alla volta, vediamo la classifica, la guardiamo tra 7-8 giornate e iniziamo a tirare una prima linea, vediamo come siamo, in che posizione siamo. È chiaro che dobbiamo cercare di migliorare sotto tutti gli aspetti. Adolfo, è un pareggio che fine partita vi lascia un po' con la mano in bocca, io ti faccio anche i complimenti, te li ho fatti anche fuori onda, siete una bella squadra, meritate la posizione di classifica che avete, e forse secondo me nella tua testa che oggi potevate uscire con qualcosa in più. Sì, perché i ragazzi hanno fatto la partita che avevamo in mente di fare, abbiamo
preparato una partita per giocare con un gran ritmo nel secondo tempo, perché sapevamo, scusa, nel primo tempo, perché sapevamo che queste erano qualità che ha di sicuro il Domo, che era messo bene in campo e metteva gran ritmo a inizio gara, e nel secondo tempo invece dovevamo prendere campo di più nella tre quarti campo avversaria, e l'abbiamo fatto creando tantissime palle gol, oltretutto anche superiorità numerica. Se vogliamo cercare il difetto, diciamo che oggi abbiamo preso un gol di troppo nel primo tempo per un po' di sufficienza, diciamo un errore che non dobbiamo commettere, e poi dopo nel secondo tempo comunque con un po' meno di sfortuna o un pochino di fortuna in più potevamo chiudere la partita ripetutamente. È stato bravissimo di sicuro anche il loro portiere. Dunque, aspetta Marco, l'Athletic piedi Molera con stile Bilbao ti va bene, come dice Mellano, no? A me la vedo un po' complicata, perché fare la squadra del posto, dove la fai la squadra del posto? Allora, a Omegna non puoi fare la squadra del posto, capito, ma a Omegna, a Domo idem, cioè... ho capito, perché una volta, credo che ai tempi in cui giocava Beniamino era più possibile. Sì, credo. Ma quando giocava Beniamino, te l'ho detto 100 volte, su 100 bambini, 94 giocavano a calcio, 2 giocavano a pallavolo, 2 a basket. Adesso su 100 bambini, 50 giocano a calcio, 10 giocano, anzi facciamo su 100 bambini, fatti 50 domanda, non fanno sport. Fatti una domanda e date una risposta. Infatti, lo so, ma io guarda che sui ritardi della federazione, delle istituzioni del calcio potremmo stare 7 ore, potremmo stare allora, qua. Quando andavo a scuola io c'erano due sezioni, sono del 60, c'erano due sezioni A e B e c'era anche una C. Adesso stenti a fare una sessione di bambini, quei 500 bambini, Beniamino, esatto. Non sono... Cioè nei paesi piccoli soffrono di più ovviamente che la realtà tipo Torino, diverso, completamente diverso. Noi non ci sono, non c'è materiale umano, tra virgolette, è brutto dirlo, ma non ci sono bambini. Quindi sei d'accordo con me? No, ovvio che, come dicevi una volta, c'era il calcio e basta ir fuori nei prati giocare, quindi adesso sono subentrati anche sport, per fortuna, certo. C'è la pallavolo, c'è pallacanestro. C'è soprattutto i tablet che portano via tanto spazio. E dunque cosa diciamo ai ragazzi giovani? È difficile. Fate l'amore, non guardate il tablet. Fate la guerra. No, io sto cercando di puntare perlomeno con dei ragazzi giovani del posto, e abbiamo già avuto una sensibilità di presenze al campo e della partita. Grazie soprattutto a genitori, amici, nonni, zii, parenti, tutti che poco tanto seguono. Ah, certo. Se tu prendi lo straniero, se prendi quello che arriva da Novara, è difficile. Io ho dei ragazzi che vengono a Novara, a Borgo Manero, che cosa vuoi, pretende che venga su la famiglia? No, non succede così, capito? Quindi quella potrebbe essere una strada, però difficile da percorrere, perché è difficile. Oppure vai a vedere allenare Milano, perché te lo dico, perché l'ultimo minuto, ti faccio una confessione. C'è un tuo grandissimo fan che io trovo sempre a prendere mio figlio fuori da scuola, che si chiama Agosta, signor Agosta, e lui mi dice: ogni volta che c'è Mellano io mi godo la puntata. Quindi sono contento. Te lo devo far conoscere, te lo devo fare, signor Agosta. A disposizione. Ma domani glielo dirò, martedì me lo dirà sicuramente, che perché insomma ha detto Mellano è sempre uno spettacolo. Tra l'altro, come dico sempre, Beniamino, non possiamo fare, perché sotto il tavolo, le scarpe, però le scarpe con le stringhe in tinta, con le strisce della tuta, insomma. No, ma io Mellano però mi ricordavo sempre con le infranito. Non puoi venire infranito. L'unico che mi ha bocciato l'infranito è stato Bigica. È Megliano. Grazie Marco. Buonasera a tutti. Grazie Beniamino. Grazie a tutti voi, bocca al lupo per tutto, e speriamo di proseguire le nostre vicissitudini bene fino alla fine dell'anno. Ok, direi tanti per dire, torna lunedì prossimo.